Ah, un'ottima vigilia. La squadra è pronta sia mentalmente che fisicamente. Non credo che domani saremo al massimo, no, della forma, perché il nostro, ripeto sempre, è un processo, un percorso di crescita. E quindi io spero che col tempo riusciremo ad essere quella squadra che può veramente far bene. Oggi inizia il percorso e sono contento dei passi avanti fatti fino adesso. Adesso iniziano le partite, quindi si parte, insomma, si parte però con grande motivazione e con grande convinzione. Certo, il risultato in Coppa Italia aiuta, perché poi sono i risultati che fanno la differenza, però cerco sempre di trasmettere ai ragazzi che è la strada, la strada del lavoro, no? Cosa dobbiamo migliorare, cosa è stato fatto di positivo e cercare di continuare a progredire. No, loro hanno l'entusiasmo di aver vinto un campionato, quindi quando vinci un campionato parti sempre con grande spinta emotiva. Noi invece, noi guardiamo noi, facciamo il nostro percorso, sappiamo quello che, dove siamo, dove vogliamo arrivare e non so chi è più avvantaggiato in questa partita. È una partita importante perché è la prima e vogliamo subito far bene, dare un'impronta, però ripeto, è il percorso, il processo quello che mi interessa. Non è adesso, è dove possiamo arrivare con questa squadra, quello che a me preme. Ti chiedo se a 8-9 giorni dalla fine del calciomercato ti aspetti ancora qualcosa in entrata. In uscita, probabilmente ci sarà ancora qualcos'altro, se ti aspetti comunque già adesso qualcosa in entrata. Allora, no, nel senso che finché non esce qualcuno, noi siamo a posto. Ho giocatori in ogni ruolo forti. Il discorso sono le uscite, che fino a che c'è il mercato aperto, noi realmente non sapremo chi continuerà a far parte del Teramo Calcio per questa stagione. Quella è la grande difficoltà, perché se arrivano delle richieste, i nostri giocatori purtroppo partiranno. E quindi a oggi no. Perché oggi siamo a posto. Certo che se va via qualche giocatore dovremmo far fronte a questa esigenza, ma io credo, ho la massima fiducia nel direttore sportivo, in Sandro Federico e in Andrea Iaconi, e sono convinto che già hanno in mano, no, giocatori da far entrare nel momento che andrebbe via qualcuno, ecco. Quindi Quindi mi pare di capire, in questo momento la rosa è numericamente a posto, da questo momento in poi se parte qualcuno arriva qualcun altro, giusto? Ho una capito roba del bene? genere, ma questo è stato dal primo giorno di mercato, dal primo giorno che io sto qua. È stato così. È stato un mercato aperto in cui si sono valutate le richieste per i nostri giocatori, sono state valutate e alcune sono state fatte, come quella di Cristini o come quella di Cianci, ma probabilmente, sai, l'ultima settimana di mercato è la più infuocata, in cui credo che sicuramente succederà qualcos'altro. Credo che sia inevitabile. Non in ingresso nel momento che ci saranno delle uscite.